Buongiorno, leggiamo dal Salmo 30, versetto 5. L'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. E ancora Ebrei, capitolo 10, versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Un istante, una vita. Il primo versetto citato oggi ci presenta il contrasto che c'è tra un momento e la durata di una vita intera, tra un momento di ira e una vita di benevolenza. Ma a quale momento d'ira ci riporta? A quando Gesù Cristo, inchiodato sulla croce, subiva l'ira che Dio, nella sua giustizia, esercitava contro il peccato. I peccati sono l'orgoglio, la menzogna, la gelosia, il furto, l'omicidio, il rancore, l'avarizia. Durante le 3 ore in cui la terra è stata avvolta dalle tenebre, Gesù, vittima volontaria, ha accettato di subire al nostro posto il giudizio che meritavano i nostri peccati. Lui, senza peccato, ha provato tutti gli effetti dell'ira del Dio Santo, compreso l'abbandono da parte di Dio stesso. A quel momento terribile di collera è seguito il favore divino. Attraverso la sua morte sulla croce, Gesù ha sistemato definitivamente il problema del peccato, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Conseguentemente, l'Evangelo, vale a dire la buona notizia della salvezza, è annunciata a tutti. Ora Dio riceve come figli tutti quelli che accettano Gesù Cristo come loro Salvatore. Chi crede non deve più temere il giudizio di Dio, perché una nuova vita, benedetta da Dio, si apre davanti a lui. Questo favore divino non si limita alla vita terrena, ma si estende all'avvenire eterno che sarà con Gesù. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Romani capitolo 5, versetti 1 e 2. Che il Signore ci benedica.